Sono diversi anni che Medici Senza Frontiere in Italia, come in altri paesi europei, cerca di dare delle risposte per gruppi di popolazione vulnerabile all'interno della società. Per 2 anni abbiamo cercato di valutare dove potessimo e come potessimo inserirci in un sistema che comunque è il sistema di una società occidentale, quindi con degli ospedali, con dei servizi sociali municipali. Si viene qui solo se si devono fare delle cose, se si deve fare una terapia, per esempio, con antibiotici, oppure se si devono fare delle medicazioni, quindi è un'assistenza medico-infermieristica. Fare questo in dormitorio, sia per gli italiani sia per gli stranieri, credo che sia una novità che si trascina appresso questa iniziativa. Sono venuta perché ho fatto l'intervento, e tramite, perché sono anche in strada, non ho via di mora, e da lì dall'ospedale mi hanno mandato qua. E poi sono andato, ho fatto uso di abuso di uso di droga, e non sono italiana, e sono 20 anni che sono qua, e sono un bambino, e ho voluto cambiare pagina perché ormai voglio tornare a casa di mio figlio. Qua mi sono trovata veramente bene. Secondo me è un progetto che può aiutare molta gente che si trova in difficoltà come me e in strada.